Questa mattina alle 9 nella chiesa parrocchiale di Borsea Rovigo si sono tenuti i funerali di Andrea Mazzetto, l'imprenditore trentenne precipitato sabato dall'Alto Arcnotto sotto gli occhi della fidanzata Sara Bragante di 27, anche lei rodigina. Era presente anche il sindaco di Rozzo Lucio Spagnolo e il comandante dei carabinieri di Canove, che ha riconsegnato alla famiglia lo smartphone di Mazzetto, l'oggetto il cui recupero ne ha provocato la caduta dal precipizio. Per ritrovarlo erano tornati sul posto domenica gli operatori del soccorso alpino di Asiago. All'interno avrebbero appurato i carabinieri e la procura nessun indizio di responsabilità di terzi, tanto che è stato dato in nulla osta la sepoltura. La fidanzata avrebbe raccontato al magistrato di essersi offerta per scendere al posto di Andrea e prendere il telefono, ma il fidanzato già stava andando a raccoglierlo. Intanto emergono altre testimonianze di quanto accaduto. Damiano Bordignon, trevigiano, consulente di comunicazione, lo ha raccontato in un lungo post su Facebook. Sabato, al momento della disgrazia, si trovava insieme ad un amico a poche decine di metri dalla coppia ed è stato il primo a giungere sul posto insieme ad un altro amico. Il post racconta quanto accaduto e i sentimenti collegati. Non conoscevamo nulla di voi e della vostra vita di prima, scrive Bordignon, ma il fatto ha voluto che sabato alle 13:24, a pochi minuti dall'Artar Notto, Enrico e io sentissimo il grave e definitivo momento in cui il tuo corpo, sbattendo sulla roccia sottostante, lasciava andare il suo fiato vitale. Parimenti, siamo stati chiamati a fare le nostre grida strazianti e disumane di Sara, che aveva assistito impotente alla caduta e che consegnavano alla valle le urla ampie amplificate dall'eco che non eravamo pronti a sentire. Aiuto, Andrea è caduto.